che nasce e che per la prima volta saluta la vita, diventerà anni dopo una delle più belle voci della storia della musica mondiale. Jamesetta Hawkins, conosciuta nei primi anni della sua carriera anche come Miss Peaches, sarà poi consacrata e riconosciuta a livello internazionale come icona del blues, soul, R&B, jazz e gospel. Vincitrice di 5 Grammy Awards e di 17 Blues Music Awards, è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1993, nella Blues Hall of Fame nel 2001 e nella Grammy Hall of Fame sia nel 1999 per il brano At Last che nel 2008 per il brano The Wallflower, Dance With Me Harry, ed ha vinto il Grammy Award la carriera nel 2003. Negli anni 50 e 60 ha inciso i suoi maggiori successi di brani blues e R&B. Nata da madre afroamericana e padre bianco, Etta sosteneva fosse Rudolph Minnesota Fats, campione di biliardo, è stata una bambina prodigio. A soli 5 anni cantava brani gospel nel coro della chiesa, crebbe con le ballate di Billie Holiday e con l'urlato rock and roll di Little Richard. Nel 1950 si trasferì con la madre a San Francisco e a 14 anni conobbe Johnny Otis, grazie al quale formò un gruppo con altre due ragazze, il trio The Creolettes. Decisivo sarà poi l'incontro con Otis, anche per il cambio di nome, ottenuto dalla divisione di inversione del suo nome di battesimo in Etta James. Per tutta la vita sarà molto legata alla città di Chicago, in cui ha sede la Chess Records, etichetta per cui inciderà molti dei suoi dischi di maggior successo, come All I Could Do Was Cry, il titolo di una delle prime hit. Sarà comunque nel 1961 quando incide il singolo At Last, canzone romantica mista di blues e pop, che Etta James otterrà il trionfo internazionale. Dalla fine degli anni 90, Etta continuerà a cantare con stile e profondità, ballate blues, R&B e jazz, non mostrando mai segni di declino. Etta James muore all'età di 73 anni il 20 gennaio 2012 nel Riverside Community Hospital a Riverside in California, dopo una lunga lotta contro il diabete, l'Alzheimer e la leucemia. Tutti noi siamo quello che abbiamo ascoltato. Nasciamo e cresciamo ognuno con un padre o una madre d'arte destinati a diventare compagni inseparabili nel nostro cammino, la nostra luce nei momenti bui. A volte siamo noi a scegliere loro, a volte sono loro a scegliere noi. Era il 1986 e io avevo 8 anni. Etta mi arrivò inizialmente come voce anonima, da lontano, attraverso la colonna sonora del film Ritorno al futuro. Il ricordo indelebile e ossessivo di quel brano, Wallflower, e di quel timbro di voce morbido e potente al tempo stesso, e io, poco più che una bambina che ballava impazzita. Quel suono mi rimase dentro e addosso per anni, mi colpì senza pietà, compassione e grazia, affascinandomi da morire quando ancora non sapevo che avrei cantato tutta la vita. Soltanto parecchi anni dopo scoprii che la voce era quella di Etta. Con lei ho riso, ho pianto, ho ballato e cantato, esultato. La sua voce ha illuminato e continua tuttora l'intero mio percorso musicale come unico e grande esempio di incredibile interprete e donna ricca di passione e umanità. Ed è con tenerezza, commozione ed orgoglio che uscirò per un attimo dai panni dell'alligatore che mi possiede ed accompagnata da una squadra di splendidi musicisti ed amici rivolgerò a lei non solo un tributo forse, ma un dolce pensiero nel suo ricordo. Grazie Etta.